Signore, questa è un'aggressione brutale, ieri a Ventimiglia, ma subito la risposta della polizia. Era fondamentale dare una risposta immediata perché il fatto è stato particolarmente efferato, e ha fatto il giro di tutti i social, quindi tutti quanti hanno potuto constatare la violenza con la quale queste persone si sono accanite su un'altra persona. E proprio queste modalità mi hanno indotto anche a irrogare una misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti di tutti e tre i responsabili dell'episodio. Ricordiamo chi sono i responsabili e quali sono le motivazioni che hanno detto. Allora, le motivazioni sono ancora in via di accertamento. Sembrerebbe che questo migrante abbia tentato di sottrarre il telefono cellulare di uno dei tre aggressori. E da lì ne è nato un diverbio e poi quella specie di inseguimento che è sfociato poi nella aggressione vera e propria. Persone che non si conoscevano fra di loro, ovviamente, mentre i tre aggressori erano legati tutti quanti da amicizia. Si tratta di tre persone, ce n'è una No, la quarta in posizione escludiamo a completamente bagno, perché se non ci fosse ma al stato l'episodio a momento monte, abbiamo sicuramente non ci sarebbe denunciato stata tre persone per l'aggressione lesioni successiva. aggravate Migrante dall'utilizzo aggredito è di irregolare. corpi contundenti, Sì, il migrante è stupefacenti, risultato armi essere in mano, irregolare, già sottoposto a un ecco, come provvedimento, un questi ordine di espulsione, che hanno e adesso utilizzato stiamo per procedendo alle colpire pratiche il amministrative anche migrante. nei suoi confronti. Ecco, le lesioni riportate. Lesioni riportate, l'ospedale di Bordighera le ha giudicate guaribili in 10 giorni, quindi vengono considerate lesioni lievi. Gli oggetti che sono stati utilizzati, come avete visto, sono oggetti in plastica, Fatti come questi fortunatamente, ma devono questo essere nulla spostati toglie immediatamente. alla violenza che è stata messa Sono state in campo da identificate tutte e le tre le persone che si persone sono rese e soprattutto dalla responsabili? vigliaccheria con la quale il gesto è stato portato a compimento, perché certo un 3 contro 1 non è un bel vedere.